dalla capitale. Come sapete, sin dalla campagna elettorale avevamo detto che per noi sarebbe stato importante, questo ancora prima insomma del decreto Madia, sarebbe stato importante riorganizzare tutta la galassia delle partecipate, che per anni di fatto sono state una sorta di bancomat della politica, hanno drenato moltissime risorse, costano e pesano sul bilancio del comune circa 1,6 miliardi in contratti di servizio. E erogano però servizi non all'altezza di quelli di una grande capitale e di una capitale europea. Quindi per noi era prioritario mettere le mani in questa galassia di soggetti e iniziare a fare un po' d'ordine. E devo dire che il lavoro è stato improbo, però la prima fase del lavoro oggi la presentiamo, insomma, può dirsi conclusa e siamo tutti molto molto soddisfatti. Quello che avete appena ascoltato è proprio l'inizio della conferenza stampa. Virginia Raggi e l'assessore alle partecipate Colomban hanno presentato questo piano, drastico piano di riordino delle partecipate, un tema complesso ma anche particolarmente importante che insiste sull'economia della città. La galassia di cui parla il sindaco Virginia Raggi era composto da 31 aziende partecipate. Secondo il piano previsto dal comune saranno ridotte a 11. Abbiamo in collegamento la vicepresidente della commissione bilancio del comune di Roma, bilancio e trasparenza, Monica Montella, che salutiamo, ben trovata. Buon pomeriggio a voi tutti, grazie per questo invito. Buon pomeriggio, grazie a lei perché ci aiuterà a capire cosa accadrà. Spero di essere chiara. No, vabbè, ma questo non si preoccupi, è chiaro che noi non possiamo entrare nel dettaglio, però credo che sia importante, ci tenevo a affrontare questo argomento perché questo è uno di quegli argomenti che i cittadini sentono spesso, no? Magari si sentono dire ma non possiamo intervenire perché questa partecipata, questa azienda municipalizzata non può, perché ci costa un tot di soldi, uno spreco di denaro. Però poi alla fine loro non è che capiscono bene, come me del resto, non sto facendo un discorso di ignoranza, non abbiamo neanche il tempo magari di approfondire di che cosa si tratta. Ricordiamo però che lo leggo dal Fatto Quotidiano, per almeno 8 delle 11 società che restano nell'alveo capitolino non vi sono dubbi sulla permanenza futura ovviamente di ATAC, AMA, ACEA, Equa Roma, Risorse per Roma, Zetema, Pala Expo, Roma Servizi per la Mobilità. Poi ci sono dei nodi da sciogliere che riguardano altre partecipate. Allora, ci spiega le linee di intervento e perché avete deciso, insomma, questo drastico riordino, Presidente Montella? Sì. Allora, in primo luogo, la cosa che voglio sottolineare è che al di là del nostro desiderata c'erano il piano triennale di equilibrio Salva Roma, diciamo, del 2014 e il piano di razionalizzazione, un'altra delibera dell'Assemblea Capitolina del 2015, che già quindi prevedevano questo piano di razionalizzazione delle partecipate. Poi da ultimo c'è la legge Madia, che ha fissato con il testo unico delle società a partecipazione pubblica altri interventi legislativi, dopodiché quindi noi quando siamo arrivati abbiamo trovato quindi già questi impegni, diciamo, a cui dovevamo rispettare, però nel rispetto della norma abbiamo voluto lavorare soprattutto per efficientare il sistema delle partecipazioni. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ragionato prima di tutto su quello che già era stato previsto e poi invece lì dove c'erano qualcosa che non ci convinceva, abbiamo cercato di valorizzare quello che ci avevamo, tipo le assicurazioni di Roma, che per noi invece è sempre stato una società che porta utili, che insomma è un elemento abbastanza importante, per cui non l'abbiamo toccato, non l'abbiamo considerato rispetto, diciamo, ai desiderata del passato. Mentre invece abbiamo cercato di fare dei tagli soprattutto su quelle che ci comportavano delle perdite. E quindi abbiamo fatto cessioni, abbiamo fatto
liquidazioni, soprattutto di quelle società dove avevamo delle piccole quote azionarie che vendute sul mercato ci permettono anche di avere degli introiti, e poi delle integrazioni importanti, cioè tipo Equa Roma con Risorse per Roma, che servono per ottimizzare il processo, anche perché lì, essendo che sia patrimonio sia tributi andavano diciamo nella stessa ottica di intervento, e quindi era fondamentale fare pure delle integrazioni, e tutto questo in un'ottica appunto di efficientare tutto il sistema. AMA e ATAC sono le nostre due partecipate 100% di primo livello, che sono proprio i servizi essenziali al cittadino, per cui ce le siamo, insomma, stiamo cercando anzi non solo di tenercele strette, ma anche di far sì che diventino efficienti, cosa che invece non è stato fino ad oggi, perché purtroppo abbiamo ereditato, si sa bene, su ATAC abbastanza un sistema incancrenito. Ecco, come ATAC però rimarrà ovviamente per ovvi motivi, perché è l'azienda principale dei trasporti. Come, diciamo, con quali criteri avete stabilito cosa tagliare e cosa no, Presidente? Ma più che altro in questo momento è una situazione abbastanza delicata, perché lo sa bene che c'è un concordato preventivo in corso, sì. E quindi in pratica prima dobbiamo valutare un po' tutta la situazione debitoria e creditoria, dopodiché ci sarà appunto la presentazione del piano industriale, e quindi lì ci sarà la vera valorizzazione del servizio di trasporto pubblico. Quindi questo è tutto un avvenire, normale che prima dobbiamo vedere come si procede con il concordato preventivo, dopodiché si faranno tutte le valutazioni, perché abbiamo ereditato una situazione disastrosa. ATAC purtroppo c'ha un bilancio in perdita, nessuno lo nega, insomma, una situazione di fatto, e niente, dobbiamo cercare di lavorare affinché questa azienda invece incominci a produrre utili. E cominciare a produrre utili passa, secondo lei, da quale strategie, Presidente? Quale intendete mettere in campo? Sicuramente un piano industriale credibile, perché fino adesso in passato si è fatto solo una ricapitalizzazione, si sono solo messi i soldi, però poi gli sprechi sono sempre rimasti tali. Invece bisogna non solo fare un piano industriale credibile, ma soprattutto intervenire di dove ci sono gli sprechi, cioè tipo gli appalti, fare un monitoraggio continuo su quello che viene speso all'interno di una società partecipata. Infatti sto lavorando proprio con l'assessore al bilancio affinché gli appalti di tutte le nostre partecipate vengano messi sotto monitoraggio, sia dall'ANAC, che in un certo senso già abbiamo un protocollo d'intesa in atto adesso, ma anche e soprattutto da noi come Dipartimento Razionalizzazione della Spesa, che si dovrebbe preoccupare, infatti stiamo cercando di lavorare su questo, pur di monitorare gli appalti di queste partecipate, certo, molto spesso è lì che si concentrano degli sprechi, che molto spesso vengono proprio segnalati dai cittadini, e quindi bisogna assolutamente intervenire. Assolutamente, perché insomma lo vogliamo ricordare, le partecipate, che ormai sono, quando le sentite, ne sentite parlare, quasi rappresentano un sinonimo di qualcosa di negativo, ma in realtà dovrebbero rappresentare, come dire, proprio la spina dorsale, il fiore all'occhiello di un'amministrazione. Perché? Perché, come spiegava il presidente Montella, se efficientate, cioè come dovrebbe essere sin dall'inizio della loro operatività, debbono fornire servizi essenziali ai cittadini e in più, no, presidente, introiti per le casse del comune. Quindi sono proprio certo, un elemento fondamentale, dovrebbero essere un elemento fondamentale, hanno rappresentato un incubo per Roma praticamente. Ma certo, ma infatti la gestione è stata fallimentare, e questo l'abbiamo visto, è proprio per questo che stiamo lavorando su più fronti, quindi non solo rendere credibili le politiche industriali che invece fino adesso non sono mai state fatte, e soprattutto cercare di andare a controllare di più ciò che viene speso, ecco, perché molto spesso ci sono delle gare interne che fa l'ATAC oppure che fa l'AMA verso altri terzi che subappaltano magari servizi, e quindi lì, se non c'è un vero controllo, poi alla fine i cittadini sono sempre più scontenti, magari delle pulizie sulle metropolitane che non esistono, oppure su gli autobus che viaggiano in condizioni pietose e così via. Queste sono tutte cose su cui stiamo lavorando veramente con difficoltà, però ci stiamo mettendo la faccia, come si direbbe, su questa roba. Beh, bisogna, insomma, in questo caso è doveroso, perché siete voi che amministrate il comune, certo. Però è fondamentale, perché appunto, poi parliamoci chiaro,
è una questione di capacità, di volontà, non c'è altro. Gli uomini che gestiscono queste partecipate devono essere in grado di portarle avanti, devono metterle a regime, debbono consegnare degli utili rispetto all'operatività che offrono alla città, e il comune soprattutto deve controllare quello che accade, come diceva lei, certo. Appalti, subappalti, insomma debbono tutti essere messi sotto controllo, perché poi magari sì. Ci può essere un comando centrale buono, fatto di gente per bene, poi magari il subappalto finisce in una cattiva gestione o nelle mani sbagliate, diciamo così, sì, in effetti potrebbe, abbiamo visto che potrebbe anche essere così. Vi sento fiduciosi, diciamo così, per questo piano di riordino, no? Ma io la cosa che posso augurare a tutti noi è il fatto, tutti noi cittadini, perché parlo anche da cittadina che utilizza appunto i mezzi, cioè il mezzo di trasporto, ma anche appunto il servizio dei rifiuti, e sperare che questa riorganizzazione, questa ristrutturazione, poiché è più snella, diciamo, c'è cioè meno società da gestire, proprio perché ce n'è di meno, le riesci a controllare meglio, quindi tutte le risorse che hai a disposizione le utilizzi per affinché queste che ti sei lasciato operano al meglio per il cittadino. Logico che una cosa è controllarne quante ne erano prima, una cosa 11, no? Quindi dobbiamo sperare che... Ma servivano tutte? No, voi le avete tolte, quindi immagino di no. In effetti... Però è un numero impressionante, 32 aziende partecipate. In effetti erano soltanto dei poltronifici, se lo vogliamo dire. A proposito, però, le poltrone che fine fanno, Presidente? Cioè, le persone che ci lavorano, al di là di chi le gestiva? Il discorso è che, logico, qui stiamo dismettendo quote azionarie, quindi non è che stiamo dismettendo poltrone, cioè la maggior parte sono quote azionarie che vengono vendute sul mercato, e che quindi, ad esempio, come è il caso di ADR, che abbiamo già incassato, cioè accertato 48 milioni di euro proprio grazie al fatto che sono state vendute le quote azionarie. E altrettanto poi ci sarà il risparmio di alcune società dismesse, che il fatto stesso che sono state dismesse risparmiamo i costi strutturali di 900 milioni e così via. Insomma, poi sono logico che ognuna darà dei benefici nell'azione che abbiamo intrapreso. Esatto. Bene, grazie. Io mi auguro tanto che Risorse per Roma e Equa Roma, cioè l'unione di queste due, ci dia appunto un supporto su tutta la parte dei tributi, perché anche quello verrà, quindi ci sarà una fusione, diciamo così, tra Risorse per Roma e Equa Roma. Integrazione. Ora la parte un po' più tecnica non lo so come funzionerà dell'integrazione, però già il fatto di mettere a sistema queste due società che diciamo riguardano proprio la parte più importante per il Comune di Roma, che è la parte delle entrate, non è insomma da sottovalutare, insomma la volontà politica è chiara, penso, no? Assolutamente, grazie Monica Montella per averci raccontato questo progetto particolarmente importante. Vedremo nel corso del tempo che risultati darà, e ovviamente avremo modo di riparlarne. Grazie alla vicepresidente della Commissione Bilancio Comune di Roma. Grazie, a presto, a risentirci. Arrivederci.